Il jihadismo non è nichilista. E invece questo grande intellettuale, Olivier Roy, scrive il contrario. Scrive il contrario sul Corriere della Sera odierno. Vedete? Corriere della Sera odierno. Dice che il nichilismo dei convertiti alla jihad. Ma no, 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 no. Nichilismo deriva dalla parola latina nihil, che vuol dire niente, nulla, niente, 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 niente. Per il nichilista non c'è nulla, 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 nulla ha valore. Non ha valore il mondo, non hanno valore gli altri, non ha valore neanche se stesso. Un nichilista convinto e si spara. E un nichilista convinto non fa il jihadista. Questo signore è una persona molto importante, molto importante. Olivier Roy, non so, scusatemi come si pronuncia, 66 anni, politologo francese e orientalista tra i massimi esperti del mondo arabo, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco qua. Non si rende conto che per il jihadista c'è qualcosa di più importante di questo mondo qua. In questo mondo qua c'è il mondo dell'aldilà. Per il jihadista che fa il terrorista e che si fa esplodere, nell'aldilà è atteso da 70, 72, 75 vergini. E anche per la jihadista c'è la gloria, perché la jihadista che si fa esplodere una donna in un certo senso sacra, viene onorata come una martire della jihad islamica, ma come soltanto in un contesto occidentale dove si pensa soltanto all'aldiquà, dove non esiste più l'aldilà, si può dire che il nichilismo, si può parlare della GIA come di nichilismo, e questo signore le dovrebbe scrivere queste cose, che per noi occidentali il jihadista è un nichilista, ma per il jihadista, per colui che si fa esplodere, non è vero, c'è l'aldilà. È un al di là pieno di realtà nella sua mente. Quindi non è vero che è un nichilista, ma andiamo su, anche il cristianesimo del passato. Avevamo Sant'Agostino che parlava della città terrestre e della città celeste. Andiamo su, grande intellettuale, vieni anche tu ad abbeverarti alla web TV di Serafino Massoni. Capito, cari amici, capito? I jihadisti che si fanno esplodere non sono dei nichilisti, perché sono attesi, loro sono convinti che sono attesi da un al di là che è molto più ricco di realtà dell'aldiquà. Ok, cari amici? A tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.